Ciao everyone, I'm Marcella Rago and welcome to my channel. On this really special episode of Cooking with Nonna, I headed to Sorrento to a really small town called Sant'Agata dei Due Golfi and I hung out with Nonna Rosa for the entire day. And she took me to all of her favorite places and shops and markets, and she even showed me how to prepare one of the most famous Neapolitan dishes, spaghetti alle vongole. So if you want to see this really beautiful inside look to Sorrento shopping and eating and cooking, then keep watching. Look at that. Ciao Stella, come stai? Tanto piacere. Piacere di vederti, di rincontrarti. Vieni, accomodati. Questo lo poggiamo qua, va bene? Bello, che bella casa! Grazie Rossella, è piccola, niente di che, ma non... Niente di più. Questi chi sono? Questi sono i... Mamma e papà. La mia mamma e il mio papà. My father and my mother. Beautiful. I have four children. Four children? Why? Why? Indovina perché? Why? I have one son, one girl, and two dogs. And two dogs. Two dogs. My son, when he married, and this is Silvana. I want to make for you spaghetti with the clams. Okay. Okay. And with some little tomatoes, we call them. Datterini. Datterini, yes. Sì. Now we go for shopping. Ok, prendiamo la giacca. Sì. Okay. Ok. So now we're ready to now go. Now we are ready for going. Ok. Ok? I think in a few minutes we can... Allora, non ci sta bimba, quindi sono felicissimi ora. Bello. Tutte e due sono felici. E c'ha 5 mesi. C'ho 5 mesi. E adesso dove andiamo? Adesso andiamo prima dal grocer o dal green grocer? No, dal green grocer. E che ci serve dal green grocer? Allora, dal green grocer ci servirebbe il parsley. Il parsley. Va bene. E c'è un tomato. Ok. Cherry tomatoes. E poi un po' di garlic se lo vogliamo prendere, sì. Comunque io ce l'ho su. Ma è proprio in famiglia cucinare. Sì, diciamo che in famiglia. In effetti quando ero ragazza non è che guardavo mamma quando cucinava e dicevo mamma come si fa, sai in genere sì. Come fanno le figlie alle quali piace molto cucinare. In effetti non l'ho mai fatto perché ho studiato, quindi mamma diceva sempre tu sei nata solo per studiare, quindi non mi sono appassionata dopo, col passare degli anni, piano piano, sai, quando ci si sposa magari devi cucinare, poi sì. Piano piano ho visto che è proprio un hobby, mi piace proprio da per passione. E anche quando si dice in America, when you like to eat, you like to cook. Yes, yes. E quando piace mangiare. Quando piace mangiare, quello è importante, perché a me piace proprio mangiare, capisci? Sono proprio, dico, è uno dei piaceri della vita. Sì. Allora non... E fai bene. Poi mi dicono, ma non è vero, non ci credo. Come mai sei magra? Ma in effetti, dico, io mangio molto, non lo so, è proprio un metabolismo, forse di... Ma mangiare il cibo di qua che sì, è poi più è quello poi importante proprio. Molto più perché più. Buongiorno, ciao. È importante perché facciamo, capisci, proprio la cosa semplice, le cose nostre di qua, del posto, cerchiamo sì. Di mangiare abbastanza naturale. Ciao bello, ciao. Ma c'hai molti amici? Sì. You have a lot of friends here. Loro sono gli chef del ristorante di Alfonso. Sono i due primi chef, sì, che sono molto amici anche di mia figlia,
perché everybody ci vanno anche knows lavori. You. No, no. Sai, il paese non è grande, sì. Quindi magari sì. Allora qui, tutti vengono vostri. Allora qui vieni sempre. Sì, vengo sempre. You come here all the time. Yes. Salvatore, scusaci. Un po' di prezzemolo. Un po' di aglio. Bene, uno fresco, sì, una pasta, una pezza. C'è questo qua, devo dire questo qua. Quello che già più aroma, mi devi dare. Ok. Un aglio sotto. Sì, vedi questo com'è? Questo è quello di Simone. È bello, rosso. Sì, sono qua. Sono qua. Sono Salvatore. Carino, ciao, bello. Ciao. Allora, Rossella, guarda, questi sono buonissimi a mangiare. Sì. Anche così, proprio al naturale. Se vedessi, sono di una squisitezza unica. Forse sono i cherry tomato. I piccolini sono i più buoni, forse. I cherry tomato. Sì, questi sono diversi dai cherry tomato, però sì. Sono più dolci dei cherry tomato. Perché i cherry tomato sono i ciliegini, che noi chiamiamo in italiano. Sì. Ciliegini, Ok, grazie. Sì, lo spaghettino. Lo spaghettino, sì, già hai capito. Le vongole. Con le vongole? Meglio ancora. Meglio ancora. No, passo io. Cos'è? Non si può pagare quando viene rosa. Guardalo, guardalo. Ma tu sei famosa. No, non è bello, lascia stare. No, quando viene rosa non si può pagare. Ma lui è proprio, lo vedi come fa? Ci sa fare. You're famous. No, per niente. Famous, right? Really famous. Lui è famoso. Sì, lui è famoso. Sì. Visto che tutti vengono qua. Hai visto. Salvatore, grazie. Ciao, buon lavoro. Salutami. Rossella, se tu lo vuoi vedere un altro personaggio pubblico, però sì. È un macellaio. Tu sei macellaio. Come si butta i baci? Pure la macelleria equina. Ma vedi, lui è il caratteristico, se lo vuoi filmare, lo andiamo a filmare un momento, Rossella. La vicina è una bella ragazza come questa. Rossella, vai, dai. Scusa. Ciao. Come siete, c'è lui. No, Rossella, che lui veramente ti dico che è un personaggio, è unico. Sempre di amore parla, meno male, buona, hai visto che bella ragazza, Mario. Ma io perciò subito l'ho bella, visto, subito è l'ho simpatica. No. Stai attenta a questa ragazza, capito? Oh Gesù, è bella. Rossella, ora andiamo in una pescheria, sono amici, sono delle brave persone, poi hanno del pesce buono, un bel pescato. Ah, hanno si sente fresco, del mare. Sì, e anche poi del mare. Del mare di qua, delle nostre zone. Ma no! Pescato, hai visto? Ci sono anche quelli grandi, come diceva Pasquale. Ma è molto difficile forse trovarli pure questi qua, Sì, sono e buoni. Devi trovarli. Ma sono particolari, quando magari si ha un banchetto per tante persone. Io comunque vedevo loro di contatto. Sì, un attimo, sì, entro. Se c'era voluto una mamma, sì, facendo entro, un momento, sì, entro. Quanto me ne servo? No, per... Solo una persona deve mangiare. Sì, vanno bene. Allora Enzo, batti in modo che vado tranquillo e cucino subito senza problemi. Capito, ce ne può. Che deve fare a... Le deve un attimino guardare ad una un attimino, okay. Così le facciamo senza okay. Che a casa prendiamo. Tutto è buono. Sì, ok. Vabbè. E facendo così a parte di che fa? Se ci sta una ombra piena di sabbia, sì. Mi lascia la macchiolina di sabbia. Ah, okay. Poi col rumore io sento se
se è morto, se è vuota, se il rumore suona, fa un rumore di vuoto, sì, significa che è morta e aperta, insomma. Capito. Ok? Okay. Grazie. Va bene. A presto. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Eccolo là. Oh, chi è? 24. Guardala. Sara, ciao. Questa è tua nipotina. Sì, ciao amore. Sara. Fatto, fatto, visto, ciao. Amore. Okay. Yes. Allora, now we cook. Okay. And I show. Ok. Mettiamo l'acqua per la pasta. Okay. Queste le laviamo bene bene. Okay. No. Ok. L'acqua di mare c'è qua dentro. Qua c'è l'acqua di mare, bene. I wash the clams. And then we clean, we wash the game, okay? We wash the game. Adesso prendiamo nel mentre e badiamo gli spaghetti, va bene? Prendiamo gli spaghetti e vanno bene anche le linguine. While the water is boiling, yes, we put a pan on the fire, okay, with some oil. Ok. Rosella, if you want to shake, okay? So we shake it and then so we put why on the plate. Perché si fanno così? Si, allora si devono lavare bene, sì, perché se ci sta ancora un poco di Rosella, un poco di sabbia. For the sand. For the sand. For the sand, okay? Sand, right? E questo olio? Allora, we put this some oil on the pan with garlic. E questo olio is it? This oil is from my brother's farm. Oh. Alfonso's farm is our oil. Il prezzemolo. We have the parsley. Sì. Questo è garlic. Smells beautiful, yes, the parsley. Beautiful. It's important then at the end we put the garlic and the parsley, chopped parsley, okay? Allora, I prefer the garlic without skin, ma it's possible if the flour is too strong. Flour is good. It's good flour. Cioè, the flavor. The flour is too strong. It's possible that you can put with the skin. With the skin? What? You can do it. Yes. But just you cannot, on the pan. Can you eat the skin? I prefer sometimes with skin. Depends. Yes. When oil is brown. Okay. Okay. We put garlic is better or together. It's okay, okay together. I prefer to put just the garlic and some parsley in the when we have to open the clams. Okay? Okay. I'll put this one on the fire. This one? I think so, yes. Okay. And it's important just for a few minutes, possible that the clams are opened, okay? Okay. This is a very
This is a very typical Sorrento dish. Yes, it's a typical Sorrento dish. Without water, okay? Without water. No, without water. Because they have inside. And they steam inside. Open. Yes. Put some pasta, it's better. A nice, you have put the garlic, just a little. Yes. No, another one. Oh, we need another one? Okay. Just a drop of the oil, okay? Questo lo chiudiamo for a few minutes. When they are open, they are ready for cooking them, oh. Okay? Okay. Allora, nel mentre laviamo bene queste qua, i pomodorini, the cherry tomato. Clean very well this one, clean very well. If you want to put on this plate, allora, I prefer not too much, just not too much. Not too many, sorry, okay. Not too many, sorry. Allora, guarda, look. Open and stick off this one. Stick off on this one, okay? Oh, okay. Once, this one, sorry. Why do you take this out? Sorry. Allora, don't put salt. No. On it. Nothing. Because they are salty. They come from that's salty. And why do you take this out from here? Sorry? Why do you perché lo togli il dentro? No, perché questi qua sono cacciano molta acqua. Ah. Okay. Quindi è preferibile togliere, vedi, sono poi diventano acquose e quindi il sughetto non diventa molto saporito, come devo sì. dire in inglese. Very flowered, sì, ok? Sì. È meglio toglierli, quindi è importante, anche se tu li vuoi fare a casa, quando li fai, togli sempre i semini, eh? Sì, we call capito. If you put in some little pieces, you can cut them. I prefer in little pieces though, ok? Questi coltelli. Allora, sì, dimmi. These knives, where do you get them? Because it's difficult for you to catch. No, no. To buy. No, tell me. Okay. Wait, just a minute. Okay, tell me. Every nonna I visit has these knives. Ah, capito. Perché sono molto comodi, no? Sì. Sono pratici e comodi, tagliano bene, eh? Sì, tagliano molto bene. Dal mercato. Ma sì, anche nei negozi, in the shops, where they sell. Allora, now I think sono pronte le volte. Sì, they are open. Ok, ecco, look. Allora facciamo, ora prendiamo un piatto e mettiamo... Okay. The clams, così, guarda, so. Okay. Allora, we take off, ok, smoothie, in this way. Allora, togliamo questo, we take off this one, ok? And then we, ok. And then we put the water. In a glass. So I want to explain a thing. We put this in a glass and we wait for a few minutes. And so if there's some little term in English, some little rocks. Yeah, yes. It's possible that. It makes on the back. Altrimenti facciamo. Ecco qua.
We wait some minutes. Mentre facciamo questo qua, ok? So that water you're gonna use in the sauce to make the sauce to yes, make it more yes, thick, right? Yes. Allora, when is the blonde? Yes. It's better if you want to take off the garlic, okay? Okay. From the pan. A te la pasta come piace? Un al, po dente. Al dente. Mi piace al dente. Anche a noi, anche a me. Allora noi la facciamo al dente, va bene? Sì. Do you ever leave the garlic inside? No. No? You no. always take it out? Yes, yes. Why? Someone doesn't like garlic. Some people okay? don't like garlic. Yes. Some people, yes. Facciamo così. Ok, mettiamo un poco di olio qua e poi mettiamo gli spaghetti. Nell'acqua Beh, della pasta? Sì, nell'acqua della pasta. You put oil in the pasta water? Yes. To make the pasta more slippery. Sì, questo va bene così. Ora tu guarda, aspettiamo che si fa un poco più biondo sì. l'aglio, poi lo togliamo. Ci facciamo dare il sapore, no? Ok. The flour all'olio. You want the flavor of the garlic. Yeah, yes. Facciamo così, vai. Aspetta. Okay. Okay. Metto qua? Sì, va bene. So now togliamoli è meglio, pure per voi. We take the garlic out. Ok. Io generally put the salt when the water is boiling again, okay? Ah, not before. No, some people before. I prefer when it's boiling okay. again with the pasta, okay? Okay. No problem, there's no problem. Okay. Allora, non vorrei mettere più sale qua, capito? Vediamo sì. il sughetto come viene, poi nel caso lo mettiamo dopo, va bene? Ok. Allora adesso, se vuoi, tu metti queste, però senza mettere il sughetto. Okay. Mettile qua dentro e le facciamo andare... Vai piano, aspetta, vuoi? Scusa. No, figurati, no problem. Ti sei scocciato un momento? Ma un poco poco? No, sto bene. Altrimenti ti do... Ok. Beh, lasciamole un po' insaporire e poi dopo we put into the tomato. Allora, if you prefer, if you like, you can make this plate without tomatoes, ok? Yes. Without tomatoes. Just parsley and allora, garlic. Allora, chopped, ok? Yes. È lotto per farsi. Mettiamo due di questi gambetti, guarda, look, perché viene più buono. Ok. Viene più buono. So now we put the tomatoes inside. And we put on the fire for a few minutes. Ok? Ok. Questo qua, dove ci lo buttiamo in ultimo, no? Ok. The very last thing you put yeah, is the parsley. Yes, when they are right, okay? When we have put spaghetti on the pan. Va bene così. E poi mettiamo anche questo. Guarda, questo è importante. This is the water. Molto importante. This is the water for the from the clams. I have put the water on the glass because some sand. Also, so the sand comes to the bottom. Okay. Bene così. So you put only you leave a little bit in the glass so yes, the sand yes. comes to the bottom. Va bene. Prova. Do you love pepper or chili? No problem. Chili. Mm. Chili. Just if you prefer a little bit. Okay. Just. Giusto un pezzettino per dargli il sapore, ecco qua. The chili is from Napoli, is from this area? These are from, I think from, aspetta, wait, just in English, I can explain in English.
My, oh sorry, la moglie di mio figlio. Yes, your daughter-in-law. Yeah, my daughter-in-law. Sorry, my daughter-in-law. Her mother and her father have a garden. Yes. And this comes from the garden. From the garden. Wow. On the sea. They have a garden on the seaside. Ok. Facciamo così, guarda. La tiriamo su così, la buttiamo un po' qua e la facciamo insaporire. Aspetta, mo, ecco, ti passo questa qui. Devi stare solo attenta. Rossella, non fare togliere le vongole dal guscio. Ah, ok. Con il cosino. Prendiamo un bel piatto grande, aspetta, vediamo. Sì. Un bel piatto che ci piace. Devo spegnere? Penso proprio di sì. Sì, mettiamo il prezzemolo. Sì, anzi. Sono buoni anche di sale. Sì, mettine tanto perché con tanto prezzemolo sono buoni. Aspetta, ora ne mettiamo più un po' attorno al piatto. Se no ne facciamo un altro po'. Sì. Ecco qua. No, si metti, metti. Ecco qua. Se si sono asciugati troppo ci puoi buttare pure un goccino d'acqua. Sono perfetti. Ok. Sembrano perfetti. Sembrano buoni. Li porto? Sì, portali, impiattiamoli. Vediamo se riusciamo a buttarli così che è meglio, altrimenti li prendiamo con... va bene? Bene. Bene, oh wow. This is beautiful. Le aggiustiamo un po'. Ecco, va bene, le fatti già. Non potevamo fare più spaghetti, sai perché le vongole che avevamo preso le abbiamo prese per due persone. Questo è perfetto. Sembra di sì, come ti sembra? Mi sembra proprio una favola, un bellissimo piatto. Va bene. And now we taste it, right? I have to taste. Yes. When you cook, is it important? Do you taste everything when you cook? Yes, it's important, I think. Yes, it's important. Puoi prendere anche un po' di questo, puoi brindare un attimino, vedi? Sì, brindiamo, grazie. Sì, brindiamo solo io e te. Sì, per adesso. Vabbè. Sì. Buono. Questo è buono anche come aperitivo. Quando li cucini a casa, se vedi che sono, che vengono un po' dried, mettici anche un po' di acqua di cottura della pasta, appena un poco. This is so good, full of flavor. Like I taste all the flavor of Sorrento in this dish. This is beautiful. Ma mi ha fatto proprio piacere ad averti conosciuta. Grazie, anche per me è stata una gioia. E questi spaghetti sono la fine son del mondo. Ti sono piaciuti, tesoro, sicuro? Sì, sicuro. Ma l'abbiamo fatto pure presto. Però presto. È una cosa che si fa presto, È una cosa che si fa presto. Sei bravissima e mi hai fatto un piacere, ti ringrazio di nuovo. No, grazie. Ringrazio io voi.